Eccoci, in questo momento siamo a Tres, dove il consorzio Irrigo sta progettando l'irrigazione del futuro. Andiamo a scoprirla. Come funziona l'irrigazione in Trentino? L'irrigazione in Trentino è gestita in maniera diversa e peculiare rispetto al resto d'Italia. Da noi l'irrigazione è gestita dai consorzi di miglioramento fondiario, che sono circa 240, raggruppati praticamente tutti all'interno della Federazione Provinciale dei Consorzi di Miglioramento Fondiario, di cui io sono il direttore. Sono soggetti che operano all'interno di un loro comprensorio normalmente ridotto e sono caratterizzati dalla vicinanza al territorio e dal sistema irriguo a goccia. Quindi, a differenza del resto d'Italia, dove abbiamo i grandi comprensori dei consorzi di bonifica, noi operiamo su dimensioni più ridotte e questo è sostanzialmente una manifestazione della nostra autonomia. Ecco, oggi siamo a Tres, facciamo un esempio concreto. Come funziona qui? Consorzio di miglioramento fondiario di Tres è uno dei nostri soci che hanno proposto un adeguamento, un miglioramento del loro impianto, un impianto irriguo a goccia già moderno, già gestito in collaborazione con la FEM. La particolarità di questo consorzio è quella di aver proposto un progetto di digitalizzazione dell'intero impianto, progetto che speriamo venga finanziato sui fondi nazionali. Ecco, possiamo dire appunto che da qui c'è il passo ulteriore dall'irrigazione a goccia, quello che verrà domani. Come funzionerà esattamente? Dalla situazione attuale, che prevede già l'utilizzo di tensiometri, modelli ed altri strumenti per gestire al meglio l'irrigazione, arriveremo a frazionare sostanzialmente l'impianto irriguo e quindi a dare esattamente l'acqua che serve, quanto serve, nelle zone dove c'è il fabbisogno, quindi sostanzialmente un utilizzo più oculato della risorsa irrigua che, come sappiamo tutti, sta diventando sempre più preziosa. Insomma, un'altissima tecnologia. Sicuramente, direi proprio così, un'altissima tecnologia che è, vorrei dire, di esempio a livello nazionale. Allora andiamo a scoprire esattamente come funziona. Ecco, adesso siamo qui con Stefano Corradini di Fondazione MAH, che ha in mano alcuni strani attrezzi. Come funziona la misurazione di quello che è l'umidità del terreno? Sì, certo, per fare un'irrigazione corretta uno dei metodi è quello di sapere quanta acqua c'è nel terreno. E quindi ci sono diversi strumenti che, con due sistemi diversi, uno digitale, che è questo, poi lo vedremo fra un attimo, e uno analogico, che è questo, si chiama tensiometro, questo invece viene chiamato volgarmente forchetta, proprio per la forma che sembra una forchetta. Entrambi, in maniera diversa, con un principio diverso, misurano l'umidità del terreno. In base a questi valori, che io posso appunto leggere anche tramite un computer, posso decidere quanta e quando irrigare. Questi sensori vanno immessi nel terreno a una profondità di circa 30 cm dove c'è il centro di quello che sono le radici della pianta, in questo caso del melo. Ovviamente, se si tratta di altre piante, verranno messi a una profondità appunto in modo da intercettare il maggior numero di radici e quindi di rappresentare bene il terreno. Questi sensori appunto sono molto semplici. Vediamo come funzionano, esatto. Sì, si fa un buco vicino alle radici della pianta e poi la forchetta va inserita semplicemente a una profondità di circa 30 cm, semplicemente in orizzontale, in questo modo, cercando di non alterare il terreno, perché altrimenti non è una cosa naturale, quindi il buco si fa a fianco e si cerca di infilare il sensore. Questo sensore, essendo un sensore digitale, andrà poi collegato a un piccolo strumento che ne fa la registrazione. A questo punto si copre il buco e questo continuerà per mesi a misurare ogni ora o ogni giorno lo stato idrico del terreno. Questo strumento, invece, che è un tensiometro, sempre va inserito nella vicinanza dell'apparato radicale, a una profondità anche questo più o meno 30 cm, si crea un piccolo buco con un palo o con un attrezzo simile e poi si infila
si infila dentro il terreno fino alla profondità desiderata. Il tensiometro necessita di essere riempito d'acqua perché va in equilibrio col terreno. In cima qui io gli metterò un piccolo sensore di pressione al posto di questo tappo che c'è adesso e in base a quella pressione mi dirà quanta acqua c'è nel terreno. Da questi dati quindi viene fuori l'indicazione di quanto e quando irrigare. Sì, perché quando i sensori mi dicono che il terreno contiene poca acqua, allora io irrigo. Quando il sensore mi dice che il terreno è sufficientemente saturo o pieno d'acqua, io mi fermo. E siccome il terreno ha una diversa capacità di trattenere l'acqua, infatti per questo ci viene incontro un importante lavoro fatto negli ultimi 10 anni del monitoraggio e della creazione di quella che si chiama carta dei suoli. Tutto il territorio fruttiviticolo è stato diviso in tanti piccoli settori ed analizzato con un lavoro anche economico piuttosto consistente per determinare le caratteristiche chimiche e idrauliche, quindi la capacità di questo terreno di trattenere l'acqua. Ecco, e da tutti questi dati viene fuori quel progetto molto importante di cui abbiamo parlato, della digitalizzazione dell'irrigazione, l'irrigazione del futuro. Certo, l'irrigazione del futuro significa poter avere dentro un computer tutte le informazioni, quindi dallo stato della pianta allo stato del terreno alla quantità d'acqua, in modo che un sistema informatizzato riesca a dare quello che si chiama il consiglio irriguo, che può essere totalmente automatico o semi-automatico, in modo che attivi in maniera automatica l'irrigazione, ma nel modo corretto. E questo porta a una migliore irrigazione, quindi a una migliore salute della pianta e a un risparmio, perché si può evitare di irrigare quando non sarebbe necessario. Esattamente, la pianta ha bisogno di un certo quantitativo d'acqua per raggiungere la sua produzione, ma la differenza fra una buona irrigazione e una cattiva irrigazione è dare l'acqua al momento giusto, un po' come noi, quando beviamo un bicchiere d'acqua perché abbiamo sete, non ne beviamo 2 litri se non abbiamo sete, aspettiamo un po' di avere quella giusta sete che ci permette appunto di alimentare le piante in maniera corretta e sostenibile. Esatto, e anche questa quindi è sostenibilità. Certo, la sostenibilità è appunto l'utilizzo delle risorse che noi abbiamo, in questo caso l'acqua, nel modo più corretto possibile. Grazie mille a voi per il vostro lavoro che continuate a fare e in bocca al lupo per questo importante progetto. Grazie. Noi siamo qui davanti alla centralina, al cervellone che comanda il vostro sistema irriguo. Ci puoi spiegare un pochino come funziona? Esatto, praticamente qui sono tutte le varie aree del consorzio, le varie zone, che poi ogni zona è suddivisa per, noi le chiamiamo valvole, sono poi diciamo le microzone dove viene irrigato, perché vengono irrigati più o meno 1,5 metri alla volta. Quali sono le caratteristiche del vostro sistema? Noi oltre a irrigare diciamo a orario, irrighiamo anche a volume d'acqua, quindi quando noi stabiliamo che per ogni ettaro vengono distribuiti 20 metri cubi di acqua, quando questo è avvenuto l'impianto si ferma, che sia passata un'ora o 40 minuti. E questa cosa la fate grazie anche alla collaborazione con la Fondazione? Certo, tutta la gestione dell'acqua di quest'estate è stata fatta appunto sotto il consiglio agronomico della Fondazione Edulmar. E da qui si guarda al futuro con un nuovo progetto di digitalizzazione. Certo. Noi abbiamo presentato sul PNRR un progetto molto importante, un progetto pilota per digitalizzare appunto tutto l'impianto, per cercare di ridurre al minimo le perdite ed ottimizzare al massimo la risorsa acqua, perché qui da noi è molto importante. Perfetto, allora andiamo a farci spiegare esattamente in cosa consisterà. Ingegnere, dove ci troviamo? Ah, ci troviamo al bacino di Tres, che è diciamo la miniera d'acqua per il consorzio. Ecco, lo vediamo che ha un livello un po' basso, da cosa è causato? È normale e naturale, perché alla fine di una stagione irrigua diciamo, ci troviamo ai minimi di capacità disponibile e che si ricaricherà durante l'inverno e la primavera. Ecco, noi siamo qui per parlare di quello che sarà il progetto di irrigazione del futuro. Ma il progetto di irrigazione è un progetto molto interessante perché si basa sostanzialmente su due pilastri. Il primo è quello di evitare le perdite, che è la cosa fondamentale. Anche qua il telo, diciamo, è un telo che era stato garantito per 10 anni e durato 30, e adesso è l'ora di sostituirlo. Tutta la rete poi verrà anche quella controllata e verrà strumentata per evidenziare eventuali perdite, e quindi questa è la fase diciamo di controllo della risorsa idrica.
La seconda fase invece è quella di ottimizzazione. Ottimizzazione cosa vuol dire? Vuol dire inserire tutta una serie di valvole e di marchingegni per parzializzare di più l'area irrigata, la singola area irrigata. Si parla infatti di agricoltura di precisione proprio perché si vuole andare a toccare e portare l'acqua dove è strettamente necessaria. Quindi qua vogliamo dare l'acqua dove serve, quando serve e in quantità necessaria. E quali saranno i vantaggi del sistema nel complesso di questa situazione? I vantaggi del sistema sono enormi, perché con l'aiuto degli esperti che si occupano di agricoltura, diciamo, abbiamo la possibilità di dosare esattamente le quantità d'acqua necessarie in modo tale da ottimizzare la produzione e la crescita delle piante. Pensate che verrà utilizzata le immagini satellitari, le capacità di previsione meteo, gli IoT, cioè quegli strumenti che vengono messi all'interno del terreno per misurarne le caratteristiche. Tutto questo viene assunto da una piattaforma che stabilisce qual è la distribuzione ottimale dell'acqua e quando deve avvenire. Questo è un risultato straordinario che solo grazie al digital di cui oggi dispone l'ingegneria è possibile raggiungere questo obiettivo. E allora in bocca al lupo per questo bel lavoro, per la vostra attività. Grazie, grazie a voi. Abbiamo quindi capito che la gestione dell'acqua in agricoltura è una sfida, ma è anche l'occasione per ripensare il futuro della sostenibilità dell'oro blu. Arrivederci alla prossima puntata di Cuore Green, buone pratiche di sostenibilità.